Un quartiere, pardon, ecocompatibile, fatto di case domotiche in cui elettrodomestici e impianti sono comandati e ottimizzati da un computer. È il sogno di Roma, per ora realizzato in alcuni immobili. Sorgerà nel quartiere di Casal Bertone a Roma la prima isola ambientale della capitale, un complesso residenziale costituito da case compatibili e domotiche, comandate a distanza anche attraverso telefonini, inserito in un'area del quartiere riqualificata all'insegna del risparmio energetico e della tutela dell'ambiente. Il complesso, realizzato dal consorzio Redais, sarà il primo esempio di sviluppo sostenibile in una microarea all'interno della capitale. Intorno all'uomo si creano piste ciclabili, piazze, luoghi di aggregazione, mezzi di trasporto. Quindi un bike sharing collegato magari con le vicine stazioni della metropolitana di Burtina, del Pigneto, che verrà. Il car sharing, che consente magari di vendere una macchina e di utilizzare in maniera flessibile quelli che sono i mezzi pubblici, adottando i mezzi pubblici come una preferenza e non come un obbligo. L'iniziativa è il fiore all'occhiello dell'anno dell'energia a Roma, che metterà in evidenza le migliori pratiche applicate al territorio della ecosostenibilità energetica e ambientale. L'idea è inserita all'interno del progetto MED dell'Unione Europea. Casal Bertone e tutto il progetto che stanno svolgendo per l'isola ambientale diventa per noi l'area di studio, quindi della città di Roma, dell'amministrazione comunale, che poi confluirà all'interno di quest'unica, diciamo, carta che verrà firmata da tutti i sindaci del programma CatMed per la definizione della carta sostenibile dei quartieri del Mediterraneo.